Inter-Juventus 2-0 ragazzi, gol di Vidal, gol dell'ex, primo gol col me dell'Inter e gol di Nicolò Barella, partita interpretata bene da parte dell'Inter, ma d'altro canto partita interpretata malissimo da parte della Juventus. Sicuramente l'Inter comunque ha fatto la sua grande partita, ha sfruttato soprattutto la fascia che più gli compete, comunque dove ha maggior qualità, stiamo parlando della fascia destra dove c'è Hakimi, dove c'è il supporto di un centrocampista come Barella che è veramente dappertutto, dove c'è comunque un giocatore fisico come Lukaku che forse il duello non è che ha fatto la parte del leone oggi, però diciamo che il duello Lukaku-Chiellini l'ha vinto nettamente Lukaku, Chiellini giocatore un po' fuori forma forse, giocatore che non può dare dal punto di vista anche della velocità quell'apporto anche dal punto di vista fisico, quell'apporto che non può reggere comunque il duello secondo me con Romelu Lukaku al momento, anche perché poi Chiellini partite così importanti non le gioca al primo minuto da tanto tanto tempo. Piccola parentesi Lukaku-Chiellini a parte, dove il duello l'ha vinto nettamente il belga secondo me. Diciamo che l'Inter ha fatto una grande partita perché poi è stata anche forse fortunata a trovarsi sul settore di sinistra un giocatore che non è per niente in forma, Frabotta, sicuramente un giocatore non da titolare, che la Juve non può far giocare da titolare assolutamente, ma questo lo dico da diverse partite, ragazzi, perché vedere Frabotta titolare con la della Juve non è che sia il massimo, a meno che comunque Alessandro è positivo al coronavirus, però diciamo che fra botte di titolare Pirlo poteva giocarsi qualche altra carta per giocare un derby d'Italia così tanto importante. E questa sconfitta fa male per la Juve sicuramente perché fa capire che o dà tutto per tutto o è fuori dalla lotta a scudetto. L'Inter con questa vittoria invece capisce dall'altra parte che può veramente giocarsela per lo scudetto con il Milan. Sicuramente domani sarà un match da seguire, quello tra Milan e Cagliari. Se non sbaglio si gioca domani, se non sbaglio sì. Detto ciò, l'Inter ha preso consapevolezza, ha preso più determinazione con questa vittoria, vittoria di carattere, vittoria soprattutto intelligenza, tattica, mentale, tecnica, ecco, mentalità che è mancata alla Juve. La Juve secondo me non è scesa in campo. Occasioni vere, vere, reali, c'è stata solamente quella, il tiro di Chiesa in scivolata e la parata di Handanovic, altre occasioni pazzesche, grandiose da parte della Juve non ne ho visto. L'Inter invece ha avuto diverse occasioni anche per chiuderla sul 2, 3-0. 4-0 addirittura, ha avuto molte molte occasioni. L'Inter secondo me ha meritato, e forse uso un termine esagerato, ma ha dominato la partita. La Juve che proprio non è scesa in campo nel primo tempo, secondo tempo ha fatto qualcosina in più, ma non è comunque sufficiente, non basta per poter dire la propria. Infatti poi c'è stato il gol di Barella ragazzi. Però bisogna segnalare il grandissimo lancio che ha fatto Bastoni per Nicolò Barella che sul primo palo con il destro la piazza e Szczęsny non può nulla. Però ragazzi, diciamo che da parte della Juve, se proprio devo dirlo, visto che tifo la Juve, se proprio devo essere un po' fuori dagli schemi, prestazione inguardabile, cioè non puoi approcciare un derby d'Italia in questa maniera, ma io penso che le colpe siano veramente di tutti, a partire dall'allenatore per poi arrivare anche ai giocatori che sono scesi in campo, ovviamente. Ma questa è una partita inguardabile, partita dove l'Inter in area di rigore faceva veramente tanti di quei passaggi, però dall'altra parte, oltre alla Juve, bisogna riconoscere anche che l'Inter, cioè dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Comunque l'Inter, ragazzi, ha fatto una grandissima partita. Inaspettatamente, perché secondo me questo 2-0 non rispecchia quello che si è visto, perché l'Inter poteva addirittura fare il terzo gol, non vorrei essere troppo come uno etichettato come uno che bacchetta troppo, però
Diciamo che sì, l'Inter poteva addirittura fare il 3-0, l'Inter poteva addirittura chiuderla già da prima, con tante occasioni sbagliate da Vidal, con tiri di Lukaku deviati, con quell'occasione a porta vuota di Lautaro Martinez mancata totalmente. Sì, ragazzi, diciamo che l'Inter poteva sfruttare forse anche qualche pallone in più per proprio umiliare, tra virgolette, la Juventus sul 3-0. La Juve non è scesa proprio in campo, ragazzi. La Juve, vedo la Juve da scudetto in questo momento. No, no, non posso vedere questa squadra, una squadra da scudetto. Scusate se cerco di essere il più lucido possibile, come voi sapete, su questo canale io voglio cercare sempre di essere il più imparziale possibile, perché poi il mio obiettivo è il mio sogno, la mia ambizione è quello di poter fare il giornalista da grande. Però se mi concedete qualche cosa fuori dagli schemi, diciamo che forse mi vedete anche un po' troppo deluso, un po' troppo nervoso, ma penso sia per via di questa prestazione, di questa partita. Vi sto parlando anche nella maniera più calma possibile. Diciamo che le emozioni non si possono controllare, quindi se mi vedete con una faccia un po' giù è proprio per questa sconfitta meritata, perché l'Inter, parliamoci chiaro, ripeto, ha dominato in lungo e in largo. Il reparto più in forma in questa partita è stato il centrocampo, assolutamente, ma anche la difesa, anzi, anche la difesa, perché poi la difesa ha chiuso veramente benissimo, benissimo la Juve, non gli ha concesso spazio, non gli ha concesso tiri, ripeto, l'unico tiro vero, l'unica vera occasione che ha avuto la Juve è stata la conclusione di Chiesa in scivolata con la parata di Samir Handanovic. Ecco, quella è stata l'unica occasione che può chiamarsi tale da parte della Juve. Per il resto sono stati tiri, passaggi al portiere, quindi diciamo che non è stato al massimo. E per quanto riguarda l'Inter invece, Barella, Brozovic e Vidal migliori in campo. Forse tra i tre direi più Brozovic rispetto a Barella e Vidal, e forse mi sento anche di dire che il migliore in campo, ragazzi, è Brozovic, perché è il giocatore con più palle ricevute. Il regista in questa partita è stato lui. Senza ombra di dubbio, le azioni sono tutte nate dai suoi cambi di gioco, dai suoi passaggi di prima. Ragazzi, veramente una bellezza per gli occhi degli appassionati di calcio vedere Brozovic in questa partita. Brozovic ha giocato veramente bene. Passaggi di prima, due, tre tocchi massimo, ma forse non c'è nemmeno arrivato ai tre tocchi, ragazzi. Ha fatto veramente pochissimi tocchi. Brozovic ha passato bene la palla. Forse non ho sbagliato nemmeno un passaggio, ragazzi. Comunque, per farvi capire che Brozovic ha fatto una grande, grandissima partita. E il migliore in campo, mi sento di dire che lui, non Barella, non Vidal. Barella con il suo gol, con il suo assist, con il suo stare in ogni zona del campo. E Vidal, che ha fatto il gol dell'ex, il gol che ha sbloccato la partita. Per il resto, forse tra i tre il peggiore, non il peggiore, comunque il meno, no, meno meglio, cioè è una forma sbagliata, cioè comunque giocatore che ha reso, che, anzi ecco, che ha brillato di meno. Il giocatore che ha brillato di meno è Vidal tra i tre a centrocampo, e quindi mi sento di premiare proprio Marcelo Brozovic. Voglio anche il vostro migliore in campo con questo argomento, e il vostro peggiore in campo. Peggiore in campo, ragazzi, non lo dico, però voglio il vostro migliore in campo e il vostro peggiore in campo. Non migliore in campo dell'Inter, no, ragazzi, migliore in campo in generale e peggiore in campo in generale. Migliore in campo in generale per me è Marcelo Brozovic. Poi non so se avete visto la partita, comunque nel caso ditemelo, e fatemi sapere anche la vostra con un commento qua sotto riguardo questa partita. Niente, ragazzi, mi iscrivete al mio canale, lasciate like, eccetera, eccetera. E per me, ragazzi, la Juve, continuando di questo passo, non è una squadra che rientrerà nella lotta al scudetto. L'Inter, invece, con questa vittoria ha dimostrato che deve e può lottare per vincere lo scudetto. Sarà un duello milanese. Vedremo come andrà a finire. Ciao, ragazzi.